Fermati un momento se vuoi e siedi su uno di quei sedili di pietra. Siamo qui, davanti a te. Siamo le Magnolie. Questo è il luogo più intimo del parco. Qui puoi contemplare gli alberi, ascoltare il suono dell'acqua, scrutare il tuo cuore e affidarci i tuoi segreti. Da sempre noi Magnolie custodiamo i segreti degli uomini e soprattutto delle donne. Sarà per i nostri fiori bianchi e profumati, per le nostre foglie lucide e scure. Un uomo una volta sedeva su quei sedili a osservare il parco e il terreno coltivato ai piedi della montagna. È stato tanto tempo fa. Noi alberi eravamo ancora giovani e non coprivamo la vista con le nostre chiome. L'uomo si chiamava Alessandro Rossi. È stato lui a volere questo parco e sapeva che altri avrebbero goduto un giorno della sua quiete e della sua ombra. Sua figlia Teresa, prima di tutti, e poi altri e altri ancora. Perché chi pianta alberi fa una scommessa sul futuro, proietta il suo pensiero oltre la propria esistenza e affida il suo progetto alla natura, che tutti comprende. Quell'uomo non c'è più, ma noi siamo cresciute. Abbiamo bevuto l'acqua che sgorga dalla sorgente sotto la montagna. I nostri fusti intrecciati sono diventati sempre più forti. Abbiamo resistito al vento e alle intemperie. Ogni anno a maggio sbocciano i nostri grandi fiori bianchi dalle foglie carnose. Profumano di vaniglia e di limone. Si dice che chi si addormenta sotto la magnolia, stordito dal profumo dei suoi fiori, non si sveglia più. Hai un segreto da confidarci? C'è qualcosa nascosto nel tuo cuore? Sei pronto a riprendere il cammino? Aspetta. Volta la testa e punta il naso verso l'alto. A destra. Sono qui. Sono la tuia. La tuia gigante, uno degli alberi più alti del parco. Avvicinati se vuoi. Riesci a toccare le mie foglie? Senti il loro profumo? Hanno l'aroma della frutta matura. Anche il mio legno è profumato. Gli indiani d'America lo bruciavano come incenso nei loro riti e nei loro sacrifici. Usavano i miei tronchi per costruire totem e imbarcazioni e dai miei rami ricavavano i lunghi archi flessibili per la caccia. Ma io vivo qui, ai piedi del Summano, circondata da alberi che provengono da tanti luoghi diversi del mondo. E gli unici indiani che ho conosciuto erano nella fantasia dei bambini che vengono a giocare qui. Come me, tante piante del parco hanno origini lontane. Noi alberi abbiamo radici ben piantate nella terra, ma gli uomini vogliono viaggiare, sono curiosi. Hanno bisogno di conoscere, tessere relazioni, scambiare valori. Quando tornano a casa, portano con sé magari un seme da seminare, una piantina da trapiantare per creare nel loro orto o nel loro giardino un piccolo mondo. Io vivo qui da tanto tempo, da più di 150 anni, da quando è stato costruito il parco. Mi ricordo le nevicate, il sole, le piogge, le piante seccate o sradicate dal vento, le piantine nuove, nate spontaneamente o portate dagli uomini. Anche gli uomini sono parte del parco, come le piante. Un parco è un patto, un'alleanza tra la natura e le persone. L'uomo ha cura di noi e ci rispetta. Noi forniamo l'ombra, i profumi, i colori, le emozioni, lo spazio per sostare e ascoltare. Se vuoi, di questo patto, puoi fare parte anche tu.